Milioni di dischi venduti. Oh, we were gonna use theirs and ours, but we couldn't get away with putting bag of shit on the single, so we're good problem. I'm just not really gonna say anything bad about them. Oh, no. We're jolly, jolly good chap. In questo contesto competitivo nascono The Verve. Originari del nord dell'Inghilterra, The Verve sono formati, oltre che dal carismatico Ashcroft, anche dal chitarrista Nick McCabe, dal bassista Simon Jones e dal batterista Peter Selbury. Fin dall'inizio la forza della band risiede, oltre che nella musica, nel desiderio di sfondare. «C'è un posto per noi nella storia», grida Richard Ashcroft, il frontman bello e scontroso. We didn't start this to be an indie band and sell a few thousand records. I sold this to be superstar. Urban Hymns è l'album della consacrazione, l'album che li rende famosi diventando uno dei 5 dischi più venduti di tutti i tempi nella sola Inghilterra. Ma la band giunge presto ad un prematuro quanto istantaneo scioglimento. Bands really are often dreams that we had when we were 15, 16, and just like our first love affair, you know, they're relationships that are doomed in many cases to die, and die a horrible death. The Verve rappresentano una delle punte più alte della musica inglese degli ultimi 15 anni e hanno permesso a Richard Ashcroft di emergere come solista carismatico e talentuoso. Wow, how does it feel for you to listen to something that of course maybe don't understand because it's in Italian, people talk in another language about you, your history and The Verve? It's a wonderful thing. It's a great compliment that my music has traveled over the years. I mean, Italy was one of the first countries that people called me by the name of song titles. You know, I'd walk around Rome or Milan and someone would shout, "Hey, Lucky Man," or "Hey." And I think that says something about the Italian culture of how they connect to certain songs. And that was my first taste of, you know, at 20 years old, I was playing football with Tibetan monks on the Lollapalooza tour in deepest, darkest America. I was seeing parts of the world that without music I would never have seen. That's why I talk about music as power. It's the power to do many things, but travel and the way music cuts through religion, it cuts through language, it cuts through anything. The only thing that you can compare with music is football, that it's that universal. That's it's so true. Easy. You know, football, you take your coat off, you get the ball out, and you play anywhere in the world. Music cuts through every single wall that governments and right-wing fascists, whoever you want, try to put up. Music brings those walls down. So to see that over the years people have appreciated what I've done is a wonderful compliment. You cannot feel happy about that. It's great. Mentre guardavamo questo contributo sui Verve e comunque su quella che è stata la scena Britpop degli anni 90, Richard stava commentando, gli ho detto: ma come ti senti a sentire delle persone parlare in italiano, appunto non le capisci magari, e parlare di te? Lui dice: per me è veramente incredibile, anche perché per me l'Italia è stato uno dei primi posti, forse il primo, dove la gente mi chiamava in base alle mie canzoni. Mi incontravo per strada e mi dicevano: "Hey, Lucky Man!" E mi sembrava una cosa meravigliosa. E poi mi fa pensare, rivedendo questi filmati, su me stesso, sulla mia musica, sul mio passato, che non solo sono stato fortunatissima a riuscire ad andare attraverso tutti questi anni, ma soprattutto mi fa capire come veramente la musica ha quella stessa immediatezza del calcio. Il calcio basta un pallone, anche di pezza, ti togli la giacca e puoi iniziare a giocare. E la musica ha la stessa immediatezza e può andare attraverso tutto, i muri che i nostri governi o che le persone poco intelligenti possono creare attorno a noi. Ma la cosa veramente importante è che la musica ha un potere incredibile. Infatti lui dice: "Music is power", come del resto una delle canzoni di questo suo ultimo album, bellissima. E quindi la grande potenza è questo, quindi vi ringrazio per farmi vedere queste cose che mi ricordano il mio passato. Va bene, allora adesso ci andiamo a vedere un altro contributo e poi continuiamo a parlare con Richard Ashcroft. I remember moving into a flat in London and it was Urban Hymns had just come out and it was the first nice flat I had rented. And within 2 minutes of getting in the flat, Urban Hymns came on from the person living above to tell me that they knew I was there, and it was like, oh shit. But music, my own music, to be honest, I find that ego beyond
beyond belief almost, like, I'm going to put my own song on now, Make Love. No, thank you, no. But I've heard some other people who've had some good results from my music, and if that's the case, beautiful. You know, I love, that's what it's about, you know. If I can induce someone to have a shag from a song, perfect. It's better than shooting someone, you know what I mean? Wow. I've forgotten I've said most of these things. Yeah, exactly, that's what I was feeling, because... I'll have to remember them. I always forget them. I must remember these quotes, the good quotes. Dice, mi sembra veramente incredibile riguardarmi questi filmati, perché delle volte mi dimentico le cose che dico, invece forse me le dovrei rivedere tutti i giorni, perché poi mi ricordo che effettivamente dico delle battute che possono essere anche divertenti. So definitely you would love that people would make love or have intimate moments with your music, no? Of course, yeah. I mean, I would never... You know, I'll never make a whole shag album, but if a couple of songs induce that feeling, people, beautiful. That's what it's about, you know. Yeah, like that's I say, true. it's not about violence. It's about love. Ultimately, all my songs are about love. Ultimately, the message that I will leave at the end of my career, at the end of my life, is a message of love, and I'm not ashamed about that. Mm-hmm. That's the reality. But within the music, there will contain pain and all other offshoots of love, you know. So yeah, I'm very happy about that. Long may it continue. Allora, gli dico, ma comunque questo, che musica pensi? È bello il pensiero di poter creare della musica che possa accompagnare le persone nei loro momenti intimi o quando fanno all'amore? E lui dice assolutamente sì, perché come dico nell'intervista, la cosa più importante è che la mia musica possa ispirare l'amore. L'amore in tutte quante le sue forme, che poi possa essere anche un amore sessuale, che ben venga, però la cosa più importante è che non possa mai incitare alla violenza, perché il potere invece della musica è sicuramente un potere di pace, è sicuramente un potere... totalmente diverso in quanto è estremamente creativo, quindi la musica ha un potere costruttivo e non distruttivo. Adesso break e poi continuiamo con Richard Ashcroft. Thank you.